Chi l'avrebbe mai detto? L'attesa in questo 2020 è, è l'attesa di un qualcosa che eh, non ci sarà, almeno il 15 maggio certamente non accadrà, ed è qualcosa di diverso, di inedito, di inatteso e di impensabile soltanto pochi, pochi mesi fa. È la diciannovesima edizione che si apre oggi della nostra trasmissione e non vi nascondiamo un pizzico di emozione in più perché sappiamo anche quella che... Eh, che è un po' il sentimento popolare, quello che è anche eh, l'atmosfera di una città che si appresta a, ad avvicinarsi a un mese di maggio che sarà certamente diverso, sarà mesto, sarà eh, però anche eh, all'insegna della volontà di voler uscire da questo tunnel e chissà quando si tornerà a festeggiare, certamente si potranno apprezzare tanti momenti, tanti eh, dettagli tanti significati che forse si davano per scontati e che quest'anno eh, impareremo a, a, a ricordarci forse ancora meglio. L'attesa però c'è perché abbiamo deciso di farla, perché eh, in tanti ci hanno chiesto in queste settimane che cosa sarebbe andato in onda, in tanti anche ci hanno chiesto di andare in onda e in fondo ci siamo detti che eh, se anche la festa dei ceri eh, dovrà slittare causa questo maledetto virus, certamente non scompare, non si azzera la voglia, il desiderio, eh, il sentimento, l'autenticità di una città che appena possibile vorrà riappropriarsi della sua identità. Ecco, noi vogliamo lasciare questo filo ancora eh, teso verso quel momento, questa luce accesa, perché è vero, siamo ancora nel tunnel e non bisogna fare sciocchezze, non bisogna certamente violare le regole. Però, però questa luce resta accesa e non appena saremo fuori dal tunnel sicuramente festeggeremo ancora di più. E questa volontà di tenere la luce accesa ci porta a cominciare da oggi a lanciare i nostri servizi per un cliché che resta lo stesso ma è sempre nuovo, a cavallo tra attualità e passato. E l'attualità in questa prima puntata non può che essere... Eh, la parola delle istituzioni, il Tavolo dei Ceri che si è eh, riunito eh, subito dopo Pasqua e che eh, ovviamente ha dovuto prendere atto delle condizioni oggettive eh, di una decisione che nessuno avrebbe voluto ma che diventa inevitabile. E abbiamo sentito le voci dal Sindaco alle famiglie Ceroioli, all'Università dei Muratori, al Maggio Gubino di coloro che fanno parte di questo consesso. Poi però siamo voluti andare anche a spasso un po' nel tempo, come ci piace fare in questa trasmissione, torna alla rubrica Corse e Ricorsi Storici con il nostro Gianluca Sannipoli che è andato a rispolverare l'edizione del 1970, esattamente 50 anni fa, quando vennero istituite le regioni e la regione dell'Umbria scelse come simbolo proprio i ceri. Sentiremo le parole di chi realizzò quel bozzetto e di chi decise eh, una commissione apposita, quella eh, appunto quel logo per la regione dell'Umbria. Ma parleremo anche con uno storico locale, Francesco Mariucci, di ceri, di pandemie, di anni in cui la festa non c'è stata. Scopriremo con lui anche tante curiosità. E poi i 70 anni, quest'anno è un anniversario particolare per l'associazione Maggio Gubino che compie i suoi 70 anni di vita, dedicheremo un capitolo in ogni puntata a tutto questo, così come... In ogni puntata andremo a riscoprire il nostro album dell'attesa, anche per ricordare qualche personaggio che non è più tra noi ma che resta nella nostra memoria e che anche attraverso eh, le parole lasciate all'attesa eh, ci offre l'opportunità di ricordarlo. Quest'oggi Giuseppe Angeloni, indimenticato, Capodieci di San Giorgio del 1959 per tutti, conosciuto come Toppana. L'attualità però ci riporterà anche a una trasmissione Rai di pochi giorni fa nella quale, parlando di riti della primavera, Niente meno che Paolo Mieli da un lato e il professor Alessandro Barbero dall'altro, molto noto e familiare a Gubbio col Festival del Medioevo, hanno parlato anche di festa dei ceri. Vedremo come? E chiuderemo poi con una curiosità che a, andremo a spulciare dal web ogni settimana una foto che in linea con le distanze del momento ci farà un po' sorridere su come a Gubbio davvero tutto ruoti intorno al pensiero ceraiolo. Ma vogliamo iniziare questa? nostra puntata con una copertina e la copertina eh, ce l'ha ispirata in questi giorni Steve McCarry, fotografo di fama internazionale che a Gubbio è venuto anche per la festa dei ceri e che ha scelto alcune immagini di Gubbio e dei ceri in una clip con la quale vuol mandare il suo saluto all'Italia, a un paese che vuole reagire e che può farlo solo guardando avanti ma tenendo eh, accanto a sé prezioso il suo. Passato. La clip di Steve McCarry che eh, ricordiamo quando Venne a Gubbio eh, ci lasciò una frase eh, straordinaria eh, per iniziare la nostra puntata. Pensavo di vedere tre santi e ho visto tre ceri, pensavo di vedere una città e ho visto un popolo, ma soprattutto pensavo di vedere una festa e ho visto la vita. Italiani. siate forti. Il vostro amico Steve. Ciao. I love you. All'indomani della decisione formalizzata dal tavolo dei Ceri sull'impossibilità di svolgere la prossima festa dei Ceri, Abbiamo incontrato qui in Piazza Grande, la piazza simbolo della nostra festa, i rappresentanti del tavolo dei ceri. Insieme a loro abbiamo cercato di trasmettere, di far capire quali sono le motivazioni, per certi versi ovvie, che hanno portato all'annullamento della prossima festa dei ceri. Un non svolgimento che nel secolo scorso è successo solo due volte, in occasione di grandi, dei grandi conflitti mondiali, durante le due guerre mondiali, ma che anche quest'anno si è reso necessario. E prima di mandare in onda i contributi che da, a partire dal sindaco, il presidente dell'Università dei Muratori, del Maggio Gubino, i tre presidenti delle famiglie, il cappellano della festa dei ceri, vorrei leggervi. Un brevissimo tratto della lettera formalizzata ieri sera dal sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, in cui ha voluto sintetizzare in poche righe, fra le altre, le motivazioni che hanno portato a, questo, a questa dolorosissima eh, decisione. La Festa dei Ceri 2020 si deve far carico, inchinandosi come durante la mostra in cui ogni 15 maggio salutiamo con inchine e giratelle la memoria la tradizione rappresentata dai nonni e dai sofferenti, quali ceraioli, forieri di valori tramandati da secoli. Non è la festa di alcuni perché verrebbe meno lo spirito che la rende unica. E non è la nostra festa senza un abbraccio, senza un sorriso, senza una spinta, senza una carezza, senza la pacca della muta. È vero che da un punto di vista strettamente razionale e da molti giorni che in fondo alla nostra coscienza, alla nostra anima c'era... Questa conclusione, questo punto di caduta, insomma, eh, però è, è un conto razionalmente stabilire un dato di fatto e un conto viverlo poi dal punto di vista dei, dei sentimenti, eh, delle emozioni, degli stati d'animo e quindi ovviamente oggi c'è tanta amarezza. Penso che è stata una decisione sofferta tantissimo da tutti, ma di una, una tristezza grande perché ci si è anche arrivati in maniera graduale. No? No, magari eh, due mesi fa neanche ci pensava nessuno, a... facevamo i veioni nessuno era ne, ne, nei pensieri di nessuno di non fare la festa dei ceri del 2020, festeggiare i capitani, capo 10, e poi tutto l'evolversi di questa situazione che prima pareva lontano e poi è arrivata qui e... la chiusura chiaramente di, di no? de, de, delle attività, la chiusura delle case, tra virgolette, è quello che... E poi ci ha dato tutti i giorni la consapevolezza. La speranza c'è sempre stata chiaramente: all'inizio, magari un pochino che si risolvesse in maniera più veloce, poi eh, l'evoluzione anche a livello nazionale ha, ci ha fatto capire che era, era, era praticamente impossibile. È stata una maturazione, una maturazione all'interno nostro, all'interno della città, credo che è arrivata alla decisione. Accompagnata probabilmente, il tavolo di cesta è stato accompagnato da una condivisione de, della città. I messaggi che mi sono arrivati a livello personale di, sono tutti di, di grande sostegno, di vicinanza. Eh, eh, io ti dico la verità: ne avevo, ne avevo avuto uno molto bello, eh, che dà una continuità, mi fa anche un po', un po' emozionare, di una nonna che di una famiglia storicamente Ciraiola. Che ha detto domenica, il giorno di Pasqua, che c'aveva il nipotino, ha passato tutta la giornata di Pasqua, di Pasquetta se non mi ricordo bene, a fare le alzatelle col ceretto dentro il, nel vigolo, siamo nel cortile di casa. E questo per dire che eh, al di là di tutto quello che potrà essere, la festa di Ceri andrà avanti, gli egubini la sapranno vivere bene e potranno prendere anche l'insegnamento. Un'enorme sofferenza, ma vorrei precisare che non si tratta di una decisione, non è che... Il tavolo ha deciso di annullare la festa. È una presa d'atto, cioè dell'insussistenza delle condizioni per poter fare la festa dei ceri. Eh, abbiamo fotografato quella che è la realtà, che è caratterizzata da un'emergenza epidemiologica gravissima e da un quadro normativo che non consente. Eh, la celebrazione di una festa di popolo qual è la festa dei ceri. L certo, eh, la sofferenza e il travaglio è stato immenso, è stato, ma io avrei pensato che i nostri anni, il nostro tempo, passasse alla storia per la sospensione della festa. Una decisione sofferta, sì, perché quando si parla della festa dei ceri, parliamo di un popolo parliamo di una città intera, parliamo di una tradizione secolare, parliamo di un qualcosa che fa parte di noi. Quando magari si cerca di spiegarlo a qualcuno che non è di Gubbio, eh, risulta difficile, risulta difficile eh, fargli capire che cosa significa la festa dei ceieri per ogni eugubino. Non eh, nascondo eh, un'emozione eh, da da pianto perché non avrei mai creduto di affrontare una cosa del genere ma avessero detto che il 15 maggio non ci sarebbe stata la, la festa dei ceri eh, ci avrei sorriso no? invece purtroppo ci troviamo ci siamo dovuti eh, trovare di fronte ad una situazione del genere e quindi a me tuttora sembra irreale perché non lo so, non lo so come, come verrà affrontata di giorno in giorno fino ad arrivare al 15, eh, però credo che, e io confido e credo nel popolo Gubino, nei ceraioli, perché abbiamo sempre saputo affrontare tutto e quindi io credo che sapremo affrontare anche questa difficoltà a testa alta. Una decisione necessaria, presa con amarezza, con tristezza, quasi increduli a quello che, che stava succedendo, perché credo nessuno si sarebbe mai immaginato che la festa di Ceri nel 2020 non si sarebbe svolta. Però credo una decisione nata in un contesto che è sotto gli occhi di tutti, credo che siamo di fronte a una pandemia eh, talmente grande dove la nostra nazione, l'Italia, sta pagando un prezzo altissimo con tantissimi morti, tanta gente ricoverata nelle terapie intensive che sta lottando tra la vita e la morte. E non magari dimenticando, forse la gente se lo dimentica che c'è tanta gente a casa che si deve curare perché non c'è la possibilità di un ricovero in ospedale, quindi in un contesto direi drammatico. Oltre a tutto questo, poi, da non dimenticare, le disposizioni emanate dal governo che ci impediscono, perlomeno questo fino al 3 di maggio, di dover uscire addirittura da casa. Il non fare i ceri è venuto quasi naturale, quasi avvallato da tutta una serie di circostanze che purtroppo hanno impedito che ci, si potesse trovare perlomeno una soluzione, soluzione che per la festa di ceri non può esistere, perché sappiamo tutti che la festa di ceri è la festa di un popolo e quindi va vissuta tutti insieme. Eh, proprio ieri in videoconferenza ricordavo <coughs> che per quanto eh, tutti hanno trovato delle espressioni per la festa di ceri, una delle più significative è stata quella di Don Pietro Bottaccioli, che l'ha definita una sinfonia popolare, perché è un popolo che celebra. E noi credo che non facciamo una festa folcloristica. Noi il 15 maggio non mettiamo i costumi. Noi il 15 maggio mettiamo la divisa. Bisognava interiorizzare, rendersi consapevoli, coscienti della gravità della, della scelta, del dolore comunque che, che avremmo provato. Oh, sapevamo tutti che in queste condizioni la festa sarebbe stata compromessa. Però prima di rinunciare a una cosa che sentiamo così nostra, così importante, è chiaro che abbiamo dovuto prendere tempo, prendere tempo noi stessi ma prendere tempo la comunità in quanto poi tutti i soggetti che comunque eh, rappresentano una, per diverse fasce eh, eh, la comunità e quindi anche comunicare con loro e allargare questa consapevolezza eh, a tutti quanti in modo da, da giungere alla giornata appunto di ieri con... Eh, con la certezza, eh, che, se così si può dire, che la cosa è, è digerita, è assorbita e che possiamo affrontare un 15 maggio e un 16 maggio diverso da quello degli altri anni. Eh, sicuramente la decisione, come proprio dicevi, è, era quasi scontata, anche perché le normative che venivano dall'alto eh, sono stringenti e non permettono... Eh, la, di poter realizzare la festa come è nella consuetudine, come è nella tradizione. La decisione comunque, nonostante le normative fossero chiare, la decisione comunque è comunque sempre stata sofferta, è sofferta, proprio per il fatto che comunque privare eh, un popolo della sua più grande festa eh, diventa veramente una cosa estremamente spiacevole, non solo per il popolo... Ma per tutti, anche per, per ciascuno di noi, per ogni persona, privarsi in un momento difficile di una festa che poteva eh, ridare sollievo e ristoro e rinfrancare un po' l'anima, diventa ecco, proprio una decisione estremamente sofferta, estremamente difficile da digerire e da far digerire. Ci vedremo adesso abbastanza rapidamente. Per definire intanto per il 15 almeno la, la possibilità di mettere gli standard, comunque di vestire a festa la città che, eh, comunque, vive la vigilia della festa del patrono: la festa del patrono, con tutte le sue cerimonie, con i suoi riti religiosi, con i doverosi omaggi, chiaramente è un, un momento assolutamente indiscutibile. Quindi dovremmo trovare il modo. Per solennizzare comunque questo appuntamento che verrà affidato agli annali della storia, certo non avremmo mai pensato di entrare dentro questa storia di mancate edizioni della Festa dei Ceri in maniera veramente emergenziale. E però così sarà, ma credo che dobbiamo fare, anche questo è stato detto da tutti in maniera assolutamente concorda: dobbiamo individuare le, le azioni e, e le iniziative possibili, eh, quelle che naturalmente si possono concepire, per solennizzare comunque il 15 maggio e per onorare a dovere il patrono Sant'Ubaldo. Chiaramente il 15 maggio e il 16 soprattutto credo che siano vanno opportunamente opportunamente festeggiate dagli Ogubini perché è sempre l'anniversario della morte di Sant'Ubaldo oggi ancora non abbiamo pensato niente tra virgolette proprio di, di specifico io credo che eh, vada, fatto, vada fatto qualcosa per, per se, celebrare in maniera degna no? io adesso posso pensare a degli imbandieramenti magari delle, delle luminarie tutto quello che riguarda la parte religiosa, poi Sua Eccellenza il Vescovo saprà chiaramente tirare fuori il meglio no? per poter anche prendere insegnamento da questa situazione, chiaramente è in Adesso porte chiuse, aperte, semi aperte, vedremo a maggio come saremo anche a livello di, di direttiva, a livello amministrativo, speriamo di poter, di poter essere già fuori abbastanza sarebbe un buon segno per, chiaramente per tutti quanti, al di là dei festeggiamenti. Nel corso dell'incontro dell in videoconferenza di ieri sera, io ho fatto già una proposta: nel senso che Gubbio va vestita a festa nonostante eh, questa situazione. E quindi dal 3 maggio al 3 giugno, eh, tutti i cittadini. Centro storico, periferie e frazioni devono esporre i propri standardi, quindi come se la festa eh, si dovesse celebrare. Direi di più, eh, nella serata a cavallo fra il 15 maggio e il 16 maggio, ciascuno nei propri davanzali deve, eh, se può, esporre eh, eh, fiaccole, le cosiddette luminarie. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente religioso ritengo che ogni decisione spetti a sua eccellenza il Vescovo però chiaramente si potrà fare in relazione alla situazione che sarà in atto il prossimo 15 maggio. Siamo sempre vincolati all'emergenza sanitaria e al quadro normativo. Al di là del fatto che non ci, sia la festa, non ci sarà la festa dei ceri eh, è un giorno che comunque eh, la festa dei ceri e tutte le celebrazioni sono un atto di fede per il nostro patrono e comunque io la vedo anche che questa rinuncia a mio modo di vedere, proprio per la collettività, per la sanità pubblica, per tutti gli ogubini, è un atto di fede anche questo. Nel senso che comunque eh, a volte prendere certe decisioni, anche brutte, eh, vuol dire consapevolezza, vuol dire senso di responsabilità. Poi quello che si potrà fare il 15 e il 16 di maggio eh, io credo che lo stabiliscano eh, le regole, quello che verrà dettato, quello che sarà permesso fare e noi ci dovremo allineare a quello che sarà permesso. Cercheremo di fare quello che ci sarà permesso di fare, perché naturalmente no, non è che possiamo andare contro a quello che ci verrà imposto di fare. Naturalmente io credo che... Una cosa fattibile potrebbe essere già l'imbandieramento della città, perché quello non ce lo potrà vietare nessuno, mettere gli stendardi fuori dalle finestre, anche perché quello non significa solo abbellire la città per noi, ma soprattutto nei confronti della festa dei ceri e soprattutto in onore del nostro patrono. Poi anche con la diocesi vedremo quali. Possibilità ci saranno. Con questi limiti sarà difficile, però anche ieri sera il Vescovo ha detto che stanno pensando a qualcosa, sicuramente sarà magari un pontificale a porte chiuse. Eh, insomma, però è presto. Abbiamo detto che ne avremmo parlato con, eh, con maggiore tranquillità. Per certo, anche sarà che sarà perché è un fatto spontaneo, gli Egubini eh, tireranno fuori gli stendardi. Credo a partire da, a, dal 3 maggio, dal giorno in cui sarebbero dovuti scendere i ceri. Poi eh, ci può essere un rischio che magari, se dovesse partire dal 3, la fase 2, una, ci potrebbe essere un allentamento, un allentamento che potrebbe comportare eh, qualche scelta individuale eh, diversa, eh, però speriamo di no, nel senso che sono reati penali eventualmente, quindi bisogna stare assolutamente attenti. Sì, si sta pensando, questo bisogna dirlo con chiarezza, anche perché comunque il 16 maggio rimane la festa del nostro patrono e il 15 maggio rimane il giorno in cui la città celebra e si prepara a festeggiare il nostro amato Ubaldo. Ecco, in attesa delle ulteriori, degli ulteriori chiarimenti che spero arriveranno i primi giorni di maggio, la diocesi, la curia, insieme poi anche a tutto il tavolo, si adopererà per mettere in campo tutto quello che è possibile fare per festeggiare degnamente e solennemente Sant'Ubaldo, questo sì, credo che sia importante perché continua, nel suo piccolo continua ad essere un segno di speranza per i nostri giorni un po' tristi. Se ci fossero le condizioni, è ipotizzabile, ne avete parlato, eh, ad un eventuale slittamento all'11 settembre che comunque è sempre una ricorrenza obaldiana? Diciamo che questo tema non è stato e non è al momento all'ordine del giorno. Qualcuno ha fatto comprendere che vorrebbe comunque valutarla questa, questa possibilità, ma non l'abbiamo assolutamente affrontata. Io ho in mente le, le parole, le espressioni della bolla papale di Celestino III del 1192, quando si dice appunto che gli egubini debbono celebrare il patrono con allegrezza, con la famosa espressione Ilariter, annis singulis, ogni anno. Quindi noi siamo stati invitati a fare questo. Dobbiamo valutarla questa, questa espressione, capire intanto se la cosa sia praticabile, non dividerci, credo che non dobbiamo trovare assolutamente il modo per creare ulteriori conflitti, contrapposizioni, perché credo che non ce ne sia proprio la necessità e questo è un momento in cui va perseguita l'Unione e va perseguita anche un modo molto, eh, come dire, molto sereno, molto mite, molto pacifico, anche di confrontare valutazioni diverse. Però ecco, io credo che comunque eh, quella espressione, quell'invito, quella sollecitazione che il Papa diede nel XII secolo, e parliamo appunto di secoli, vada valutata in tutta la sua straordinaria forza e anche in tutta la sua eccezionale attualità. L'11 settembre probabilmente è venuto fuori come forse no, l'unica possibilità no, anche di una data legata ai festeggiamenti ubaldiani, tra virgolette. Le la celebrazione della traslazione, no? come la canonizzazione, come la morte di Santubaldo, È uno dei tre appuntamenti in cui gli ugubini lo festeggiano e eh, potrebbe essere l'unico rimasto uh, per quest'anno, chiaramente. Ma io ritengo assolutamente che oggi è tutto eh, prematuro, eh, parlare, parlare di settembre, parlare... Perché, perché non sappiamo neanche come, come, no, come arriveremo, non si sa ancora neanche se le scuole riapriranno a settembre. E per dire, Parlare della festa può darsi, che, può darsi che oggi è prematuro sicuramente, poi la festa non lo so, questa dovrà essere anche una spinta de, della città. Tra virgolette farla, perché va, la festa va fatta e va vissuta dagli Ugubini in maniera completa, totale. Chiaramente, fare una cosa che sia un copiaticcio o, o che sia parziale, o che sia sicuramente non, non tira fuori il meglio di sé. Personalmente, ho qualche perplessità sotto il punto di vista organizzativo in generale. Non lo so, sono degli aspetti positivi e negativi, vanno valutati, però ad oggi niente di, assolutamente niente di deciso ieri. Dovremo eh, recepire quelle che saranno le indicazioni della comunità scientifica e se la comunità scientifica già fin d'ora ci dice che i nostri figli il prossimo settembre dovranno tornare a scuola con le mascherine io penso che margini ce ne siano pochissimi. Sinceramente io ancora sono abbastanza scosso dal 15, cioè, la mia, io non ho minimamente pensato all'11 settembre perché per me cioè, personalmente la festa di ceri è il 15 maggio, io sinceramente mi devo ancora riprendere da, da, questa, da questo shock e comunque c'è da affrontare tutto questo periodo che non sarà facile e non sarà semplice. Poi qualsiasi cosa e qualsiasi discussione uscirà nei tavoli. Nel... Io credo che comunque ogni decisione venga dal popolo. No? E per cui per me adesso è assolutamente prematuro parlare di una soluzione del genere. Non mi sento di dire adesso se sarà possibile o meno. Io dico che oggi viviamo in un tempo sospeso. Dove purtroppo le certezze di oggi poi sono smentite il giorno dopo da altri avvenimenti. Quindi ipotizzare una situazione così lontana, in un momento così difficile come stiamo vivendo adesso, credo che sia praticamente impossibile. Io credo che in questo momento è un pochino prematuro parlare di che cosa sarà, ecco, dell'11 settembre o di altre date. In questo momento rimaniamo sereni in attesa giorno dopo giorno delle disposizioni ministeriali che sono tra le più importanti e poi man mano vedremo quello che sarà possibile e come sarà possibile farlo. Io voglio augurarmi che ci lasci con una condizione di maggiore forza, di più grande determinazione eh, di più solido attaccamento ai valori delle nostre tradizioni, valori che sono spirituali, che sono morali e che ci fanno sentire una comunità che ha delle saldissime radici che affondano proprio nella storia, nel tempo, eh, nei secoli. Naturalmente con grande spirito di, di concordia, di unità, di unione, come eh, Santubaldo ci ha invitato a fare, soprattutto con l'esempio della sua eh, vita e anche con grande solidarietà, con grande rispetto, con grande sensibilità nei confronti anche delle persone più fragili, più deboli, più in difficoltà, perché noi stiamo vivendo una situazione molto difficile, dalla quale spero che ci libereremo rapidamente, ma ci attendono tempi duri, complicati, per tutti, per le istituzioni, eh, per, per tutte le persone, anche le più eh, semplici, perché eh, se, ci sentiamo... Fragili, ci sentiamo delle creature deboli di fronte a questa eh, situazione, eh, vengono messe in discussione cose che pensavamo ormai scontate, eh, che sentivamo nostre quasi in maniera, eh, diciamo così, assolutamente eh, irriflessa, come se si trattasse di dati della natura. Invece oggi ci viene messa in discussione anche la possibilità eh, di avvicinarci a qualcuno, a una persona cara a un defunto che magari vorremmo salutare e così via. E questo certo ci dà un senso di grande fragilità, ma al tempo stesso io mi auguro ci faccia recuperare i valori fondamentali della vita, dell'esistenza, della relazione, della condivisione, e che poi è, credo, la, la vera essenza della festa dei ceri. Le cose queste, queste così lasciano sicuramente dei segni. Lasciano de la, alla comunità, secondo me, nel male hanno riportato un, una buona fratellanza oppure il, il porsi molto verso i, i più deboli, magari chi ha bisogno. Abbiamo visto tante opere di solidarietà verso l'ospedale, verso la stenotrofe, verso le, le associazioni, diciamo, nella Croce Rossa, Direi quelli no profit che lavorano sull'assistenza, sui deboli, hanno avuto un. Un riscontro importante, questo è un, uno dei valori, uno dei fattori secondo me che potrebbe nel male, non ci voleva chiaramente, però eh, se vogliamo cogliere in qualcosa di positivo che possa servire a farci crescere, a farci maturare, a ridarci gli, gli, gli impor, i punti importanti della vita, no? che non sono le frivolezze di tutti i giorni, ma che forse magari poi in maniera naturale ci siamo tutti portati o abituati, però questi... Eh, sono degli aspetti che oggi invece hanno avuto molto riscontro. Sono quelli sostanziali, la vicinanza, gli anziani, eh, il volersi bene, l'aiutarsi. Questo è stato un fattore importante, di cui anzi, io personalmente ringrazio. Potrei dire anche una cosa: tra le tante attività che abbiamo fatto all'università, l'abbiamo fatta insieme anche con le famiglie, eh, il maggio abbiamo fatto no? questa bellissima iniziativa della spallata, spallata della Solidarietà che ha raccolto. Eh, un buon successo, ehm, speriamo che ancora continui a, ad averne. Eh, ne dico una perché è una proposta che avevamo fatto a suo tempo, diciamo circa all'inizio di questa situazione, come università era rivolta all'amministrazione ed era, diciamo, parlavamo dei ceri, no? la possibilità, oggi le cucine che, che diventano, sono stati per anni no? sempre il punto nevralgico e più importante, tra virgolette del 15, no? Nelle, di aggregazione, abbiamo, la brigata della cucina si era messa a disposizione per poter fare anche delle cose magari rivolte ai più bisognosi in maniera gratuita, chiaramente dovevano andare valutate tutte le condizioni, ma non per il 15, parliamo per tutto il periodo che permetteva di poterlo fare. Questa è un'altra dimostrazione del cuore grande dei nostri cittadini e dei nostri volontari e vedremo quello che sarà. Ecco. In ogni esperienza negativa... Eh, c'è modo di riflettere e di cercare il lato positivo e eh, chiaramente eh, ne usciamo tutti distrutti, però tutti consapevoli che la fede degli augubini in Sant'Ubaldo e nelle tradizioni della città è immensa. Spero che dopo il primo shock, dopo le prime reazioni positive, negative e ce ne sono, eh, dopo i primi momenti che uno magari dice le prime cose che gli passano per la testa. Io spero che ci possa essere un ritorno un po' alle origini, a ridare peso alle cose importanti e magari quelle che non sono importanti e che sono venute fuori negli ultimi 20-30 anni e rimetterle magari da un angolo, da una parte, riscoprire forse quello che è il vero significato. Eh, io mi auguro che almeno questo sarebbe un gran risultato almeno questo si possa ottenere intanto come sai sono nato il 15 maggio <ride> e quindi sarà uno dei Di pochi anni in cui festeggerà eh? beh lo so forse neanche <ride> ma credo che sicuramente lascerà una traccia indelebile una traccia indelebile perché al di là del fatto storico, no? come è stato nel passato, che le feste dei ceri che ne si sono celebrate, per gli eventi che eh, l'avevano impedito, oggi diciamo che lascerà soprattutto quella consapevolezza in tutti noi che la festa dei ceri va vissuta con quell'armonia e quella solidarietà che spesso diamo per scontato e che invece oggi stiamo apprezzando, perché il nostro isolamento che viviamo oggi a casa è così forte che ti fa, ti fa quasi ancora più rabbia viverlo perché siamo abituati, specialmente nella nostra città, a vivere in comunità, al solo pensiero che no, già la metà di aprile, ecco, manca poco più di un mese ai ceri, già si viveva tutti in simbiosi, ci saremmo ritrovati nelle taverne, nelle riunioni, eh, tutte attività che davamo per scontato, forse anche con un po' ormai di normalità, e invece credo che gli episodi di, che ci hanno condizionato questa prigionia in casa ci, far, ci farà riapprezzare con maggior vigore che gli abbracci, i baci, che mi auguro potremmo farlo prima possibile, saranno una liberazione ma allo stesso tempo un, un ideale vero che ci dobbiamo trasmettere e non solo a gesti ma anche a sentimenti. Io credo e spero nel, in questo insegnamento, nel senso che negli ultimi anni abbiamo lamentato degli eccessi, dei comportamenti vicini all'anarchia, degli aspetti più carnascialeschi che, che da festa dei ceri. E se riuscissimo con un anno di, di meditazione a mondare, a pulire un pochino questi aspetti e a riflettere un po' di più invece su, 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 sugli aspetti nativi della festa o nativi religiosi o immessi eh, come, negli anni successivi come, come valori, probabilmente questo anno potrebbe essere utile perché così come ci fa cogliere da individui che alcune futilità potremmo anche ripudiarle e così potrebbe essere per la festa che poi è sempre eh, spesso una riproduzione de della vita no? nel modo in cui si svolge eh, potrebbe essere eh, un anno sabbatico che può portare fortuna e vitalità alla festa. Questo anno può insegnarci a recuperare i rapporti, i rapporti soprattutto quelli familiari perché dovendo rimanere chiusi in casa, quel famoso slogan io resto a casa, io credo che sia importante e ci aiuta a recuperare i rapporti familiari, a volte sfilacciati dal, dal troppo correre, dal troppo lavoro, dal voler stare tanto fuori e invece siamo stati costretti a rimanere e quindi questo forse ci aiuta a recuperare i rapporti familiari. Io mi auguro che invece questo anno, dove abbiamo avuto tante mancanze, appunto la mancanza dell'incontro, la mancanza degli abbracci, la mancanza dei saluti, del baci, del, dei rapporti quelli forti, stretti, eh, queste mancanze ci aiutino veramente a poter ritrovarli, a riviverli nel, maniera, nella, nel modo più bello e più vero possibile. La nostalgia. Quest'anno pieno di nostalgie la, in non aver potuto celebrare, non so, anche la Settimana Santa come volevamo, con la processione del Venerdì Santo, il fatto che non possiamo fare la festa dei ceri, ecco, la nostalgia ci aiuti eh, in un futuro a rivivere la festa dei ceri o la processione del Venerdì Santo o altri eventi eh, nella verità, perché io spero che questo. Che questo anno così strano ci aiuti a riscoprire la verità delle cose, la verità delle persone, la verità dei gesti, la verità dei riti e non solo la verità ma anche tutta la loro bellezza. E ci addentriamo in questa prima puntata dell'attesa 2020 di questa diciannovesima edizione, facendo un passo indietro, anche quest'anno, la rubrica Corse e Ricorsi con il collega. Gianluca Sannipoli ci permetterà di rispolverare qualche edizione del passato. Andiamo 50 anni indietro, 1970 è un anno speciale, perché? Perché nascono le regioni e la regione dell'Umbria sceglie un simbolo per identificarsi. Da quel momento in poi, ovvero il logo rappresenta i tre ceri per la verità eh, questa scelta avverrà tre anni dopo, ma eh, abbiamo voluto eh, riascoltare le parole di chi eh, compose quel comitato, di chi fece quella scelta e di chi realizzò quel bozzetto. In più vi proporremo delle immagini di quel 1970 tratte dall'archivio Rai con eh, una particolarità ulteriore, la prima volta degli sbaglieratori eh, sulla scalea di Palazzo dei Consoli. Poi, subito dopo, torniamo nei nostri studi perché Federica Monarchi ha un ospite, Francesco Mariucci, storico e responsabile della Biblioteca Sperliana e con lui ci toglieremo tante curiosità sul passato, sulle pandemie, tema molto attuale, e sulle volte in cui la festa dei Ceri, davvero poche, non si svolse. La legge numero 281, che istituisce le regioni italiane a cosiddetto Statuto Ordinario, porta la data del 16 maggio 1970. Sarà un caso, si può pensare, ma forse non per l'Umbria, che dal 1973 ha legato ulteriormente la sua immagine al culto di Sant'Ubaldo e alla festa dei ceri. Da quell'anno, infatti, i ceri di Gubbio campeggiano nello stemma della regione Cuore Verde d'Italia. La regione era nata nel 70. Dopo anni e anni di attesa, la discussione sul simbolo della regione non era così facile, perché in realtà l'Umbria, più che un'entità unitaria, è una terra in cui la storia è stata una storia dei comuni e c'è una grande, giusta competizione tra comune e comune. Così noi quando scegliemmo il simbolo della regione i ceri, partimmo da, da un'analisi a cui ha partecipato abbondanza toscano, degli intellettuali veri, che ci dicevano guardate che i ceri possono rappresentare la laicità di questa terra, la religiosità di questa terra, il fatto che i ceri rappresentano una festa che ancora oggi, da sempre, è vissuta dagli yogubini, ma non soltanto dagli yogubini. E quindi la scelta del simbolo della regione, i ceri, è stata una scelta lungimirante e rispettosa della cultura, della tradizione e della ricchezza dell'Umbria. I ceri riassumono una storia millenaria che, che va dal... Dall'epoca pre-cristiana fino alla religiosità attuale, ma dire religiosità in questo caso forse non è del tutto dire, eh, compatibile con la ricchezza e la complessa eh, serie di significati che stanno nei ceri, perché eh, la, la, la festa che accompagna i ceri è una festa religiosa, ma è anche una festa civile. Quindi, c'era anche, anche questa duplicità che era molto interessante, questa, questa specie di fusione fra una grande tradizione del sangro ma anche una grande tradizione della comunità. L'iter necessario per scegliere il bozzetto che sarebbe dovuto diventare il nuovo stemma della regione fu avviato nel 1971. E alla fine risultarono vincitori due giovani architetti napoletani, Gino e Alberto Anselmi. La loro idea di legare i ceri allo stemma della regione Umbria nasce da una vecchia fotografia. È un ricordo di famiglia che appunto, come dicevo prima, vengono conservati perché la nostra famiglia ha sempre conservato ricordi di viaggio, storie che c'è la passione anche per l'arte, per cui vedendo questi ceri nostra madre l'aveva conservato. Quando è scaturito il fatto del bando di concorso ci siamo ricordati di questo segno e abbiamo tentato di metterlo in furidile. Ovviamente poi lo scarto, questa è la cosa di mettere in... Impulito, rendere eh, visibile e chiaro soprattutto in uh, un segno eh, attraverso dei segni grafici senza però eh, togliere quella che è la valenza del segno di partenza, eh, riesce un po' difficile. Un po', con un po' di fortuna e eh, buona volontà pare che ci siamo riusciti. In qualche modo, anche nella relazione avevamo puntualizzato molti aspetti per i quali questi ceri potessero potevano rappresentare in qualche modo i valori di tutta una regione, al, al di là del, dell'aspetto dell locale di, di Gubbio. Diciamo. Siete tornati alla festa dei cieli negli anni successivi? Sì, sì, sì. sì. all'inaugurazione nel 1975, quando è stato inaugurato il confalone, ci siamo stati presenti. Del 15 maggio 1970, giorno che precedeva l'approvazione della legge istitutiva delle regioni, ci resta un breve filmato, andato in onda nel 1972, ma appunto con immagini del 1970. In un solo giorno dell'anno, il giorno della festa di Sant'Ubaldo, che è il patrono della città, la tranquillità proverbiale di Gubbio viene violentata dalla festa dei ceri. Nel corso di alcune ore, gli eugubini spendono tutte le energie represse e chiassosamente si lanciano in una impresa che è matta per definizione protocollare. La festa dei ceri ha tradizioni antichissime. Fin dal 1380 i tre obelischi portati, ognuno dedicato a un santo, costituivano il vanto degli abitanti locali e in particolare dei trasportatori delle colossali macchine, ufficialmente insigniti del titolo di Matti Eugubini. Il personale addetto ai ceri è inquadrato in una rigorosa gerarchia. Per ognuno dei tre mastodontici simboli da portare a spasso per la città c'è un primo capitano, un secondo capitano, un araldo e un numero variabile di ceraioli. Anche l'itinerario è obbligato e deve rispettare le norme e gli orari previsti dall'anonimo estensore del regolamento. Per percorrere la ripida salita che porta al santuario, una distanza che una persona normale e senza bagagli coprirebbe in poco meno di un'ora, i ceraioli con il peso del cielo sulle spalle impiegano in media 13 o 14 minuti. Unica formalità per diventare ceraioli, dimostrare la propria appartenenza all'associazione dei cosiddetti matti e ugubini. Formalità molto semplice da espletare, perché se è vero che per chiedere di diventare ceraioli bisogna dimostrare di essere matti, è anche vero che soltanto chi è matto può chiedere di diventare ceraiolo. Quello che abbiamo appena visto è un servizio della rubrica Panorama Cinematografico, rassegna di cultura e costume prodotta dalla Corona Cinematografica nel ventennio 1965-1985. In pratica, l'ultimo erede dei più famosi cinegiornali Luce di Anteguerra e della successiva Settimana Incom. Il testo è senza dubbio poco ortodosso all'orecchio di un Eugubino e in molte parti fa storcere il naso. Ma il filmato è comunque importante innanzitutto perché testimonia una volta di più l'interesse per questa manifestazione da parte dei media nazionali e inoltre ci mostra, anche se in pochi frammenti, la prima mini esibizione degli sbandieratori in occasione della festa dei ceri. Il gruppo era nato infatti a fine maggio dell'anno precedente. Francesco Mariucci, responsabile della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, storico. E oggi eh, affrontiamo con te un argomento che eh, non avremmo voluto trattare, però eh, ormai è l'attualità proprio di oggi. Il 2020 verrà ricordato ovviamente per la pandemia e a Gubbio la conseguenza più diretta, oltre a tante, che sono tante, sottolineiamoli, le, le conseguenze è quella del non poter svolgere la festa dei ceri. Eh, abbiamo voluto crederci fino alla fine, siamo arrivati alla data odierna per avere eh, l'ufficializzazione facciamo un attimo un excursus. tu con il tuo collega Fabrizio Ceci avete pubblicato un articolo frutto dei vostri studi e delle vostre ricerche legato a, a, a proprio alla festa dei Ceri tradizione millenaria, secolare, si perde ormai nella notte dei tempi, però ci sono state altre situazioni in cui la festa dei ceri non ha avuto luogo, non si è potuta svolgere. Sì, dunque, primo chiarimento: non abbiamo fatto una ricerca vera e propria, no? ecco, ci siamo affidati ai tanti libri oramai scritti sulla festa dei ceri, soprattutto a quelli di ricerca storica, ecco, non soltanto a quelli di, di, della, di memorie. Quelli diciamo, dove gli studiosi sono scesi negli archivi e hanno recuperato informazioni dirette dalle pagine ingiallite della, della storia. Quindi ecco un quadro preciso eh, non, non lo abbiamo. Soprattutto anche perché, per quanto riguarda il 300, il 400, il 500 e parte del 600 no, non abbiamo a disposizione una, eh, una così tanta. Documentazione precisa, tra l'altro, come invece nel Novecento. Quindi ci sono anche margini di incertezza su questo tipo di, di ricerche. Va detto però, in effetti, che da quando noi riusciamo a documentare la festa dei ceri con precisione, eh, bisogna riconoscere che le pandemie non hanno intaccato la, la corsa dei ceri. Eh, a partire dal 1300, la, la, la famosa peste nera che si sviluppò in periodi lontani da maggio eh, non produsse conseguenze negative sulla festa. Eh, tanto più che nel eh, 1349 ci sono proprio documenti che la festa è stata eh, regolarmente svolta. Così come nel 600, così come Nell'Ottocento con il colera, no? questa pandemia si sviluppò diciamo, nei mesi non, non ubaldiani, ecco, non tra maggio e giugno, pertanto anche in questo caso ci siamo salvati. Anche la spagnola del 1918 si sviluppò, se non sbaglio, tra l'ottobre del 1918 e il gennaio del 1919, consentendo, tra l'altro, il ritorno. Alla festa dei ceri perché lì invece il 18 era stata preclusa a causa della prima guerra mondiale. Quindi... Preclusa per tre anni? Per tre anni, sì. Dalla... E ricordiamo, scusa che ti interrompo, eh. che diciamo la guerra, la prima guerra mondiale, qui interessò ben poco a livello territoriale, ma fu combattuta soprattutto al fronte. Il prefetto, infatti, in quell'occasione fece proprio un mandato di non svolgimento della festa perché mancavano gli uomini che erano stati chiamati al fronte. Sì, è così. Eh, L'Italia sì, eh, entrò in guerra alla fine del maggio del 1915, quindi nel 15 la festa si svolge regolarmente. Eh, naturalmente però il regio decreto eh, le, le, f, parlava chiaro e quindi del 1916, il 1917 e il 1918 la festa non, non si svolse naturalmente rimane il caso del 1917 con questa, come dire, edizione straordinaria lontani da casa, insomma, su, sul col di lana. Esatto, sì, sì, esatto, Però, eh, come hai accennato, questo vale per la prima e anche per la seconda guerra mondiale. E, eh, mancava la forza anche, oltre al... Hai il prefetto che naturalmente come dire, ordinava la sospensione della, della manifestazione. Questi sono eventi che hanno causato come dire, la dispersione dei ceraioli un po' in, tutto, in tutta Europa, e quindi è chiaro che mancava anche la, mancavano anche i ceraioli in sostanza. La seconda guerra mondiale, anche in quell'occasione eh, la festa fu interrotta. Mi sembra di ricordare che in una o due edizioni eh, venne quasi mh, sostituita in maniera abbastanza eh, spontanea eh, con i ceri mezzani perché già eh, esistevano quelli costruiti da Don Bosone, vero? Sì, dunque allora i ceri mezzani che hanno corso... Eh, nel, dal 1942 al 1945 erano i cieli costruiti nel 1938 da Benvenuto Fata. Ecco, eh, furono costruiti perché dovevano partecipare a una manifestazione a Roma, una manifestazione fascista a Roma nel 1938. Furono convocati lì e, e, e lì rimasero. Eh, miracolosamente qualcuno da Roma li rispedì nel maggio del 1942, c'è un bellissimo ricordo tra l'altro degli ugubini che andarono a prendere questi ceri alla stazione a Fossato di Vico nel 1942, e grazie a questi ceri mezzani, che tra l'altro sono bellissimi, sono quelli conservati nel, nel museo della raccolta ubaldiana a Sant'Ubaldo, eh, i ceraioli corsero dal... 42 al 45. Nel 41 invece non ci fu un'unizione dei ceri, ehm, eh, il prefetto autorizzò solo una processione per il 16 maggio. Per il giorno del santo. Il giorno dei festeggiamenti naturalmente. Francesco, all'inizio hai detto che le pandemie de, degli ultimi secoli non hanno... Um caratterizzato, non hanno influito sul regolare svolgimento della festa dei ceri. Possiamo dire che però ci sono anche motivazioni diverse rispetto all'attualità. Il numero degli abitanti, il numero della festa dei ceri era estremamente più contenuto. Sicuramente è stata una coincidenza particolare no? che le varie eh, pandemie di quei secoli si siano concentrate quasi da giugno al marzo successivo, permettendo così il regolare svolgimento della festa. Oggi purtroppo siamo proprio ancora in mezzo a questa emergenza legata al coronavirus, ma comunque, questa è una domanda forse non da storico, non sarebbe stato possibile per i numeri che negli ultimi anni portano ad avvicinarsi alla festa. Dunque da, i dati che abbiamo storici non consentono grandi diciamo, ragionamenti di questo tipo. Ecco. E, va detto un fatto che eh, naturalmente... Mh, per quanto riguarda il passato, eh, pandemie, eventi naturali calamitosi non fermavano queste ricorrenze perché si credeva anche naturalmente nella benedizione che processioni potevano eh, come dire, elargire. E, specie per i terremoti, per esempio, si prendevano i gonfaloni, si prendeva il Stato di Sant'Ubaldo e si percorreva naturalmente il percorso cittadino eh, per arrivare per esempio in Duomo sperando in una benedizione, così avveniva anche per alcuni casi di pestilenze. Te lo immagini tu un 15 maggio 2020 come potrebbe essere? No, no non, nessuno, nessuno è gubito, nessun ceraiolo riesce a immaginare Gubbio senza ceri, però eh, eh, ahimè ci sono stati, eh, la Gubbio ha vissuto purtroppo, durante i periodi più bui, naturalmente, eh, senza ceri. Eh, sempre con grande come dire, eh, preoccupazione, con grande polemiche. Voglio ricordare che nel, 19, se posso, eh, nel 1916 ci fu una raccolta di firme dalla società operaia e i muratori eh, tentarono in qualche modo di sollecitare l'amministrazione a, a, al fine di poter fare i ceri, se non sbaglio, vennero raccolte 350 firme. Che vennero però ignorate. Eh, sì, allora il sindaco scrisse dicendo che non era possibile fare questo, che purtroppo era il periodo eh, come dire, in cui le feste erano interdette e portò l'esempio di Siena disse guardate che anche a Siena devono rinunciare al, a, al palio è, è l'unica attestazione che, che, che confronta diciamo, con quest'altra grande manifestazione ma ci fa capire che le tensioni erano, eh, erano importanti e quindi... Beh, lo stesso parallelismo lo potremmo fare quest'anno, al sì. momento Siena è rimasta un po' in stand-by, l'ha posticipato, ma eh, vedremo poi se riusciranno a farlo. Grazie ancora a prego, Francesco Magnucci per prego. il tuo contributo. 70 anni fa, esatti, era il 1950, nasceva l'Associazione Maggio Gubino, un anniversario che noi vorremmo raccontare nelle varie puntate di questa edizione dell'attesa con una curiosità in ogni... Eh, nostro spazio e cominciamo eh, ricordando chi ebbe l'idea di eh, ricreare quella che eh, tempi addietro era stata la Progubbio, la Proloco di Gubbio ma a dare questo nome così marcatamente egubino perché il mese di maggio è il mese prediletto dalla comunità egubina fortemente legata alle sue tradizioni la festa dei ceri, il palio della balestra e ovviamente su tutte le celebrazioni ubaldiane a raccontarci quei primi passi è un testimone che non è più tra noi ma che andiamo a riproporre da un'intervista che fu realizzata da Gianluca Sannipoli nel 1999 per produrre un video che parlava ovviamente di ceri ma nel quale uscirono fuori tante curiosità anche sul Maggio Cubino. Questa è una parte inedita di quell'intervista realizzata con il maestro Pietrangelo Farneti che fu tra i primi animatori di quell'avventura e poi rimase un ispiratore di tante iniziative per la città, legate ai ceri e non solo, pensiamo all'albero di Natale più grande del mondo. Insomma, un'intervista che ci permetterà anche con l'ausilio dei giornali dell'epoca di ricordare chi ebbe quella felice intuizione. Passato qualche anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, pur dovendo ancora fare i conti, con pesantissime difficoltà di ricostruzione materiale, morale ed economica, era sempre più pressante il desiderio di tornare a guardare avanti. Questo sentimento toccò evidentemente tutti gli aspetti della socialità e dunque, a Gubbio, anche la festa dei ceri e la sua organizzazione. Nel 1950, mandarono i ceri tra i capitani che mi ricordo Bruno Venturi. In quell'occasione Peppino Guaiacomo e mio padre fecero venire la banda di Introdacqua. E venne questa banda, che bellissima, rinomata perché aveva eh, fatto la colonna sonora del film Signorinella quindi era una banda importante forte di un'ottantina di elementi per la sistemazione di questi insomma fu una cosa rocambolesca, tant'è vero che adoperammo delle brande di proprietà del comune e le alloggiamo nell'edificio scolastico perché in quel tempo altri alberghi al di fuori dell'albergo San Marco capaci di ospitar 80 persone non c'erano. Ma vi prego, non insistete, non è possibile. Senza accompagnamento non si oh. può cantare. Addio ah, Cesare mio, questa parola non dovevate dirla. Voi avrete il più grande accompagnamento che si sia mai visto, un accompagnamento da re, maestro. Grazie. E questa banda, che poi è ritornata anche nel 1951, per due volte di seguito, insomma, ha servito a dimostrare che con la partecipazione di tutti i cittadini si potevano fare cose grandi. Penso solenizzare più la festa dei ceri, quindi sì, Santo Baldo. Poco tempo dopo la festa dei ceri, 1950, iniziò così a prendere forma un comitato di cittadini con l'intento di ricostituire una proloco sulla falsariga della Progubbio di un paio di decenni prima. Questi animosi del tempo si radunarono per costituire questa associazione, alla quale fu poi data il nome di Maggio Gubino per appunto concorrere in qualche modo a esaltare questa festa dei geni che veniva celebrata sempre in una maniera insomma un po' difficile perché i capitani i poveretti erano succubi di tanti sacrifici materiali non c'erano bisognava andare in affitto da questo in prestito da st'altro le moniche delle cappuccine che eh, servivano non so, le tovaglie quell'altro il comune che magari metteva a disposizione i tavolati, bisognava alla catta del vino col somarello, del pepe codignone, insomma era una cosa veramente fatta in una maniera molto povera. E allora fu preso in esame appunto questo desiderio di de, de, de portare la festa dei Ciri insomma, a livello veramente dignitoso e alcuni generosi si radunarono e formarono questa prima associazione nel caffè di Bomba, oggi che è il caffè Garibaldi. Poi a questa prima riunione alla quale anch'io ho partecipato e ci furono tante altre riunioni presso il circolo all'ora degli statali via Savelli della Porta e fino a quando poi è stata fatta la sede propria del Maggio Rubino che prese questo nome ricopiando dicendo in, quel modo, in certo qual modo il Maggio Fiorentino la neonata associazione risultò così composta dopo le elezioni tenute in una delle prime assemblee Mario Rosati presidente Giuseppe Bei Clementi, vicepresidente e poi i consiglieri Nicola Benedetti, Giuseppe Bossola, Flaminio Farneti, Pio Farneti, Adolfo Fiorucci, Tito Morena, Rizieri Nicchi, Raffaele Nucci, Guido Prosperetti, Antonio Rossi, Augusto Solano, Giuseppe Raffi, Saffo Scavizzi, Maceo Tonini e Eugenio Vispi. Sergio Alunno venne nominato segretario e poi via via è venuto fuori che con la festa di ceri sono eh, come si dice prese anche in considerazione la festa di ceri mezzani quelle piccole e soprattutto eh, la tradizione della balestra che fino a quegli anni lì era stata sempre fatta in borghese venivano quattro balestrieri da San Sepolcro che insieme con i nostri e svolgevano sempre sta gara il 18 di maggio, proprio nei giorni immediatamente vicini alla festa di Santo Vallo perché anche il padre della Malestra è una celebrazione delle feste di Santo Vallo. Si iniziò subito a pensare all'edizione successiva della festa dei ceri, quella del 1951, durante la quale si svolse per la prima volta tutta la cerimonia che precede l'alzata, cui oggi siamo abituati ad assistere, con l'investitura del primo capitano sulla mezzaluna della scalea di Palazzo dei Consoli. L'album dell'attesa anche quest'anno ci permetterà di sfogliare eh, idealmente le tante puntate che abbiamo realizzato in questi 19 anni, di andare a incontrare amici, ceraioli, personaggi che magari possiamo ricordare anche attraverso queste interviste. Purtroppo eh, alcuni mesi fa, all'inizio di questo 2020, è venuto a mancare... Un ceraiolo conosciuto da tutti, San Giorgiaro, capodieci nel 1959 al secolo Giuseppe Angeloni, ma per tutti era Toppana, viveva fuori Gubbio in Liguria ma non era mai mancato nel mese di maggio per tornare a respirare l'aria di festa nella sua città natale e soprattutto tornare nella sua Madonna degli Angeli, la piazzetta Covo San Giorgiaro, di cui abbiamo parlato in un'intervista realizzata nel 2009 che vogliamo riproporvi anche per eh, riascoltare la genuinità, la simpatia, la signorile eh, baldanza con la quale ci raccontava la sua epoca, un'epoca lontana che certamente appartiene a generazioni diverse per una festa che cambia, che è giusto che cambi, che si adatti ai costumi, ma che... Giusto anche al tempo stesso tenere nella memoria la festa come i suoi protagonisti, i suoi personaggi. Allora sentiamo, risentiamo quell'intervista con le parole di Toppana, Giuseppe Angeloni. Per la rubrica Io Cero siamo a, a parlare, a incontrare un ceraiolo storico del Cero di San Giorgio. Giuseppe Angeloni, mm -hmm. Toppana, <ride> Toppana, che qui a casa sua, circondato da tante foto, da tanti ricordi, eh, sì. ci ha, ha accolto. Toppana intanto uh, significa San Giorgio, ma significa anche Madonna degli Angeli. Madonna, ah sì, 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 è lì la casa, il, eh, il covo, covo, covo degli Angeli. Il covo di San Giorgiari. Stavo ah, io scherzando, non so che dico. Che non lo sapete, i giovani più o meno. Dovete sapere, abbiamo, nei archivi San Giorgio, l'abbiamo inventato noi, non lo andiamo. Ebbè, la Madli eh Angeli prima, in effetti è sta. Non esisteva San Giorgio, è nato qui dietro. Eh beh, ma la leggenda potrebbe essere credibile, perché la madre di Angeli ha sfornato eh beh, tanti la... ceraioli. Ma sai che? Odio oh la vita che si faceva, ma noi altri andavamo. Due mesi prima di uscire a fare gli uomini per il Cerro, ma sai che vuol dire a fare gli uomini senza mezzi? Qui però gli uomini c'erano qui c'erano gli uomini, uomini c'erano ma <ride> angeli, magari ma non bastavano per tutta la corsa, la ma. La campagna c'erano. Quella volta non c'erano. andavano tutte le parti, un bicicletta. L'unica macchina che c'era a quei tempi c'era il Tardì, Fissi ti ricordi? Sì, sì, sì. Che lui eh. con la macchina, non aveva la giardinetta, tutta metà scassata, sai, <ride> ci portava in giro. Ecco, Toppana quest'anno festeggia un anno particolare perché 50 anni fa nel 59 è stato Capo 10. io, mezzo secolo. Mezzo, mezzo secolo. Mezzo, secolo. Però sembra pensa, che è, no. è passato un giorno. No, mi sembra un sogno. A parte scherzi, mi sembra un sogno. Che mi sembra inverosimile che è successo qui anni addietro. Quanto abbiamo faticato per, per questo cerchio? C'era un cerettino piccolo da, da ragazzetti già. In campagna per, per fare una mangiata, poi eh. Eh, <ride> era la scusa. <ride> era la scusa, secondo sì, me. Io... San Giorgiani gli, gli hanno fatto un bel regalo per questi 50 anni: bellissimo, bellissimo. La più bella cosa, cioè, mi ha fatto un piatto che non mi credevo, me l'ha consegnato Paolo. Il fratello Fiorecettone, Capo 10 2004, eh. ah, mi ha fatto proprio un regalo. più bello. So Tra l'altro, con Paolo ricordo ce l'avamo visti proprio qui, la eh, piazzetta qui eh, dentro, ci eravamo sì, sì, incontrati sì, per sì, caso sì, per sì, l'intervista sì, di quell'anno. Sì, sì, e sì, Toppana, sì. inevitabilmente, è accostato a Ciuettone. Ah. ah, sempre. sempre. A Lucio, non l'ho io, non volevo venire. Giù. Beh, <ride> no, eravate. No, 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 va bene, eh. te l'ho raccontato l'affare di Didà di, eh, non te l'ho raccontato, eh. Che, raccontiamola anche a chi eh, ci ascolta del 67 che era morto mio padre poi dico basta non la faccio più dico, non mi sento via eh, Ah, mi vieni giù cosa? io ero in casa Aldo Didà di dà di sì tu pana tu mi faccio oh dove c'è che mi si vieni giù come mi piace le 4 del pomeriggio del, del 15 eh. <ride> e dico su adwece. è molto su Fammi il piacere, fammi il piacere, fammi il piacere. Ma che sia, così. È, così è. Dice vieni su, vieni su perché c'è il Cioè e vuole partire, perché dice sei tu. Diciamo altro di dice, no, dico, ma carità, sai come fa il Cioettone? No, dice, faccio. Eh. Ma mi giù senza oh, alzato Ma convinto, eh? Ma convinto ho preso e eh, ci sono andato se che fai. Eh, per forza, eh, è venuto giù tutto il Sì, 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 giù l'ultimo anno. Dopo lui ha continuato il Giottone però perché ci torna forte come punta, io penso che una punta come lui. È dura? Eh, non ce n'è, non ce n'è, una resistenza proprio. Ecco, tra l'altro, eh, prima di arrivare appunto a punta questi anni, ricordiamoci un attimino quel 59, l'anno della brocca. Come com è stato scelto Toppana? Perché adesso ci sono le elezioni, allora, quella senti, volta ma, come funziona? Voglio sentire, è successo lì nell'Osteria. perché c'era... <ride> viene a ridere sai quando fanno lezioni fanno il ballottaggio cioè il ballottaggio tra me di Angeli e Sant'Agostino Allora vengono giù tutti eh, i chicchirilli Cagnara Scabisti sì, scabisti sì. vengono giù e ci vediamo lì allora dice guarda che l'ha mio fratello dopo l'ha già tra i 60 sì l'anno dopo allora il Bobo Rialto. Alto, quest'anno l'Azza Toppana. E ma no, ma sa, silenzio. Quest'anno l'Azza Toppana senza fare una parola adesso ci beviamo un libro di vino <ride> e tutto finisce lì questa è stata le, le lezioni. Sì, sì, tant'è che ce l'ha raccontava l'altro giorno proprio Pipi De Ciaccione che a lui quasi l'avevano costretto eh, sì, sì. <ride> tra l'altro Pipi tornando alla muta di Barbie che è la muta del Toppana e del eh, Ciottone eh, eh. Pipi va, porto, va voluto portare una volta anche giù ai Ferranti no? sì 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 sì, 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 sì. E abbiamo fatto eh. <ride> e cosa ma... È rimasto solo contento, contento, che poi eh, gli altri lo guardano, adesso non facciamo i superiori, perché i superiori non certo, ne ha nessuno. Certo. Cioè, Però c'era più fiducia. La, la fiducia, è la gran passione, cioè, perché noi abbiamo cominciato ai cieli grandi, a 14-15 anni, abbiamo fatto, io, dai vecchi, adesso si dicono piccionato, dai vecchi facciamo, poi noi da 50, io avevo 18 anni. Dal 50 al 54 abbiamo fatto la statua, sempre con il che siamo caduti nel 53, io facevo il soldato, che seggio di bomba, si era messa a piangere nel muro da violino lì, e sto cero poi, sto da Giorgio abboggiato nel muro, era andato a finire in mezzo ai fili dei, della gore, non potevano più rialzare. Noi l'abbiamo preso, eh, certo, perché certo. eravamo cioè, per tutti a terra, la stanza certo, mia, certo. eravamo attaccati. Che è successo? Noi, Sant'Ubaldo, San Giorgio, non era dritto così, era. c'è tu fuori. E io, da punta di qua, ero dietro il 5. Che è successo? Capo 5, quando ha sentito che soffiavamo nel collo, ha cominciato a alzare le gambe, no? E io sono stato dentro e che fai? <ride> La tentazione <ride> era forte. È stato <ride> fenomenale quell'anno. <ride> Dico, che arrivati, eh? Dico, Dico, come mai? Dico, e tra fuori sta foto quando sono caduti la strada, no. Eh. E beh, ma il bello è ripensarla anche così, con spensieratezza, va, sì, 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 insomma. Sì, sì, sì. Spesso... E quando siamo caduti, l'ho raccontato un'altra volta che è simpatica, mia mamma e la mamma dei pepoli dell'allo de e del de sì. si mettono la porta dove c'era la posta adesso, c'era ce ce la. scuola, non lì. Biaca sì, dove c'è la posta adesso? Sotto medico. No? Sì. Aspettavano i cirilli lì grano che cazziamo la giudizio e allora a i e san giorgio non lo Non girava è caduto san giorgio è caduto san giorgio è caduto san giorgio la mamma di pepoli ha detto e che hanno sti birbaccioni che hanno fatto cadere il cielo allora sono della mamma degli angeli andiamo a casa betta andiamo a casa non ci fanno vedere tra l'altro Toppana si è segnato qualche nome, vogliamo ricordare qualcuno sticcerai io la mano degli angeli. Guarda, io... La, detto, la cricca con lei. La cricca, la cricca, più cosa stai dicendo? il mio Tittarelli, il sarto, sarto il Billetto, Mario, che abitava lì, i due fratelli, i Lauri, i Morelli, i Pepoli, Gigino Gaotti, Tamandichi, eh, Mattioli, Lamberto, Ciutone, mio Faramelli. Garroni, Righetto, Fratura Latina, Sirene Fratelli, Italo, Pietro, Moretto, Sergio, eravamo tutti una cricca. Poi qualcuno, non, me, dai, non me ne ricordo tutti, però oh, 50 anni, 50 anni. <ride> tra l'altro, Toppana, parlando della muta di Barbie, quella volta Barbie arrivava giù da Meli. Sì, 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 sì. No, parliamo da di da anni... Mele. a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, sì, sì, giusto? Sì, sì, era, da me, da me era un bel sì, pezzo. Sì, sì, <ride> perché, sai, che il Ciottone. Allora io facevo la volata, perché da, da Barbie fino a Gubino si vedeva che si vedevano le foto, era un pochettino più avanti. Poi, sai, dove, invece il Ciottone poi cominciava a... A, a passare il oh. vero. Di... <ride> e vedi c'ha il passo più lungo. <ride> di quell'anno della Brocca, se la ricorda la calata, eh, no. emozioni, eh, madre, qualche aneddota. Devi andare a piangere, devi andare a piangere, guarda, devi andare a piangere, Quando arriva il vescovo, sei lì, andrà bene, andrà bene, andrà bene, andrà bene. perché allora non cambiavamo noi qui da Barbie con il capo 10, eh? io arrivavo lì da, da Zoe Rossi. Quindi proprio tutto ah, il tutto corso. Il corso. tutto il corso, poi uscivo a finire una botticina di Rossi, lì, lì davo il cambio. Poi, per gli anni lì che non c'era la gente, però la città è andata bene. Dopo, sai che ho fatto? Ho fatto a passione, poi gente non c'era. Con i dopo che abbiamo fatto, abbiamo preso a punta di dietro la Ponte San Martino fino sua scatesa. L'anno che. Con la sua bronca, <ride> non solo, poi ho fatto le girate, va bene. Poi sul monte. Andiamo. Allora c'era Riccio, Ottaviani, Ottaviani c'era sempre Sant'Agostino, Scavizi. Che loro sul Pelmonte guardavano le mute controllavano. E noi allora andavamo su, eravamo in quattro: io, Ciuettone, il Sostegno Falegname, che mi ha fatto una compassione dopo la fine, e il Bobo, in quattro dal cambio, e siamo arrivati sulla Croce. Ma dice, andiamo su, e eh, sul riccio, e sto coso, dice, ma guarda che non ce n'è gente, dice, ma stiamo un pochettino più bassi, no? Guarda che si prendono stato un'eco in cima e sono quasi arrivati. Questo è il livello. Arriva, arriva a Santo Baldo, San Giorgio non si vedeva, se non che arriva su San Giorgio, aiuto, aiuto, stai sotto qui, eh, eravamo in quattro, che basta, eh. e prendiamo il cielo due avanti e due dietro, sostegno, porca. Mi è rimasto tanto impresso, e il muovo davanti, io e Johnny, dietro. E siamo un po' naspiati. Avrei fatto 10 metri, il sostegno. Tu, pana, mettiamolo giù. Mettiamolo giù, sto cielo che non più, ho anche l'ernia. Ha detto me dice ci è rimasto tanto impresso. <ride> 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 e <ride> mi ha lasciato sto cielo, sto sostegno, per te. <ride> e dove partivo, i tempi. Campagna, eh, certo. La campagna c'era, eh, certo. non si parlava. Adesso non ti viene male la campagna, perché una volta, adesso la gioventù va bene, ma certo. quei tempi là, anche la gente anziana i campagna, non erano abituati a questa regia. Dando un'occhiata a queste foto, perché è una specie di galleria qui da Toppana, si vede una foto degli anni 60 sul bughetto, una foto particolarissima che c'ha anche una curiosità. Era appunto davanti il bastardo, a sinistra, a destra a mio fratello Gianni, e c'aveva il bracciere. Il bracciere, quello lì forse il bracciere non sapeva come fare il bracciere, la preso abbraccio braccio, sotto braccio, e mi fa il mio fratello, oh Lillo, le cibi agli malbarre! <ride> che, insomma, diciamo l'imbracatura non era perfetta. <ride> eh, no, anzi tirava così e ti aveva fornito la stagna. No? <ride> sì. eh, ma quella volta succedeva. E poi, tra l'altro, c'è invece un'altra foto dove lì da Barbi, anzi, a Santa Maria non c'era il cambio, ma qualcuno ha provato a soffiare ah, il, il posto. E davanti, entrambi davanti. È andata bene che è stato un Moretto che me l'ha buttato via, eh. cioè, non, altrimenti anche che ci cadeva, eh. come fai Andà, entrambi davanti? Avete cercato <ride> Oggi però, cioè, eh, Toppana, non manca mai occasione di prendere il cielo qui la Madonna di Anza. Ah, sempre, sempre. Sulla mostra. Vai. E lo sanno tutti, ieri. Eh. <ride> Sono solo 6000 persone qui. <ride> ma quando lì l'angolo che sbuca. sbuca oh eccolo è, eh. ah, sì, sì, pronti sì. Beh, oddio, voglio una girata davanti sì il sì beh, ma venga, venga, venga. il covo è questo ah sì sì è la soddisfazione <ride> tra l'altro mi, mi raccontava l'anno scorso anche al nipote ha fatto prendere il cero qui sì, sì, nipote che sì, sì, l'imperia che suo figlio vive a Imperia sì sì, so. sì, sì, a sì, sì 18 anni no e mia nipote, dieci anni, l'anno scorso mi ha fatto fare da braccia e io ho detto: Fabiana, vieni quest'anno, e come non vengo, nonno, e vengo sì. <ride> Eso. Eso. Ecco, Toppana, prima mi raccontava che la curiosità, perché spesso a Gubbio ci si conosce più con il soprannome. Se ah, noi sì, diciamo sì. Giuseppe Angeloni, ce no, ne sono no, tanti. No, no, oh, Pepe, Topana, però, no, Toppana ce n'è sì, uno tanto, solo. Sì, sì, mi sì, raccontava sì, un sì, aneddoto ah. di un amico di suo figlio, no? quello è, <ride> quello è stato che mio figlio. C'aveva un amico intimo, un collega di San Marino, e uno prima di Ciri, poi è andato a trovarlo su, l'ha invitato andato su. E gli ha detto, perché non vieni a vedere la festa di Giri? Ma io non l'ho mai vista, non so. Eh ma vieni a vedere, allora? No. Dice al Gui sei lontano, un'ora un un e mezza vieni giù. E sì, questo, ma insomma, tanta gente, come faccio a trovarti? Dico, guarda, a trovarti è semplice. Se nel primo, il secondo, il terzo il massimo, tu, tu vieni. Vai in corso Garibaldi, a metà corso c'è una chiesa. Ti fermi e prendi uno. Con quel passaggio? Ci dici, per favore, dove sta la il pana? arrivano lì a casa. Giorni di ceri. Giorni e rideva come mio, mio figlio: rideva, rideva, rideva. Allora io fa, dice, ma che c'è da ridere? E sta zitto. Quello che mi hai detto non ci credeva. Perché è successo? E eh, vengo su, come hai detto, su i suoi C'è una chiesa. E poi passano gli dicono: Per favore, mi sa dire dove abita Toppana? Ma braccio e mi ha portato la mano lì <ride> E adesso magari anche per i tanti ceraioli giovani Toppana, comunque sì, è un sì. riferimento. Sì, io so sì, c'è già eh. un bellissimo sì, rapporto. Sì, 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 che... sì, io io I eh. ceraioli più giovani, eh, c'è anche una bella foto quest'anno col, col capo 10 sì, che sì, avete sì, fatto sì, il sì, sì, giorno sì, delle elezioni. Oddio, a parte che io. Io quando ci sono i cieli mi emoziono sempre. E delle volte mi viene anche la piacere. Gli anni sono passati inutili. E eh, perché siamo vissuti, via, appena nati. Eh. C'era cioè mio padre quando orsi il cielo, veniva su un braccio ma non attenti. Quindi... E eh, lo so, sta attenti. E si corre, e si cade, c è inutile eh, molte cose che lo fanno. Però il cero è, è il presente ma anche il passato, no? è anche il modo per ricordare tante persone. Tante persone che, tanti, vuoi, che tanti... non ci sono più, anche Madonna, ragazzi, ragazza, è morto un altro amico, Ricciolino, da Parigi, è morto un mese fa, e eh, so, i becca insomma, morti, e eh, c'è so tanta gente che... Non è, più. Ma è, anche, è anche così un motivo bello per poter guardare avanti, Guarda, guardare ah, alla sì, continuità, ah, certo, ai giovani certo, che vengono avanti, no? a questa certo, festa che certo, continua. Certo, certo. Ma poi vedi, io sono sempre un tipo con Viru Fanniti, <ride> Sant'Antonio. Mi fece una delica grande così, quando si è preso la cavia, <ride> con tre foto che la vele non la ritrovo più con tre foto lì, da piedi Giunto al mercato, che c'era una bella dedica che diceva un giorno con la cavia, un giorno senza cavia, San Giorgio bene se ne va su non sa so come andare, questo ciro che, che va, va... È il famoso 57, eh, no? sì, l'anno che, che, che la cavia non c'era. Oh, <ride> tra l'altro quell'anno l'avete visto cadere vicino, eh, perché sì, poco sì, prima del cambio no? Sì, 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 sì. Eh, vabbè, Ma i ceri sono anche e questi? La volta che il cambio è stato il cambio tra Capo 10: no? Certo. Ci sono un parrucchiato, il partito, noi andiamo un po' più giù, e proprio per sto questo cero, porcando lì, porcando lì, porcando lì, qua. E andavamo dal billetto lì capitava là, prima della corsa alle 5, 5 e un quarto, andavamo a prendere il Grappino, <ride> un grappino. in casa, Tirava da... su? Sì, 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 la bottiglia di Grappino sempre pronta, eh? mi teneva su. Però emozioni, però, prima che vedesse c'era stato la sua statua. Porca miseria, tra i Quando vedi a Sfuga, Sant'Ubaldo, passa tutto. È già, è già una concentrata, eh, sì, guarda sì, la, sì, 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 con la strada. È eh, comunque bello. È bello, bel è bello. bello, bello. dove li vede i ceri? Di solito, dove li vede questi ah, io, anni? No, sembra il mio posto. Di Barbi. Da <ride> ah, sempre da Barbi. Ah, sì sì sì. tra l'altro lì adesso c'è il è, picchio c'è nipote d'arte anzi perché bella, cioè, il nonno li conta è, fi... è fi... fi... Fiorauretta F과... c'è boccio c'è boccio. Boccio. Fioratina degli eh, angeli <depending>. eh, sì, sì, sì. le radici che non si perdono non si perdono comunque è stato bello via è solamente che oh Mezzo secolo è tanto, eh. Eh? però ha portato bene, no? sì, opa, sì, È, sì, è sì, un vanto, sì, non, non è? Eh, sì, 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 sì. Ma l'essenziale, vedi, dopo lo sfottio è bello, eh? Ci sta. Eh, sta. Io mi ricordo quando Vino ci aveva al bar lì la Caterina, e la mattina gli ha portato un vaso di bietola lì, <ride> e lui se la teneva. Vedi, a mano di Angeli ci abbiamo un infiltrato, Scelba <ride> è però <un> infiltrato tosto <ride> e lui ha sempre detto che ha detto: per essere Sant'Antonio, e sta la mano degli angeli dovevi essere tosto. E quando la moglie ancora viva la velia che si impaga, no? allora quando facevo questa girata lì, che faceva sempre tu fanno, ma guarda che ti fa piacere. Eh? Io vedo solamente San Giorgio, perché lei era San Giorgiano, eh, eh, come, come Gigino, che aveva il fratello, no? <ride> Oh, mi fece sempre da placirli, eh? mi mi sa scelba. Che pensa? Io ringrazio oh. Toppana Giuseppe Angeloni. Mm. Ovviamente, buon 15 maggio. Io ringrazio a voi, io ringrazio. Qual è l'origine della festa dei ceri? È un dilemma eterno che soprattutto gli studiosi si divertono a, a scrutare passando da una teoria, da teoria all'altra, dalla tesi delle radici pagane a quelle religiose. Sicuramente eh, qualunque sia l'origine acclarata, affonda eh, come dire, i suoi germi nella notte, nella notte dei tempi. Di questo comunque si sono occupati illustri eh, divulgatori eh, televisivi proprio in questi giorni parliamo del giornalista storico Paolo Mieli e del eh, medievista eh, docente universitario Alessandro Barbero, quest'ultimo tra l'altro un volto molto familiare a Gubbio perché puntualmente ospite fisso del Festival del Medioevo, proprio pochi giorni fa, il lunedì di Pasquetta hanno dedicato uno spazio anche alla Festa dei Ceri in una puntata davvero molto interessante di passato e presente, il format di Rai 3 dedicato alle feste di primavera ed ecco che in questo viaggio attraverso i secoli, che ha toccato davvero ogni angolo del mondo, si è parlato anche di festa dei ceri, ma non solo, anche di medioevo, di figure come Lorenzo il Magnifico, ma potremmo anche dire Federico da Montefeltro, che esaltarono proprio quei momenti di collettiva partecipazione che al tempo stesso però erano anche momenti in cui si esaltava il Signore del tempo. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Il giorno in cui festeggiamo il lunedì dell'Angelo? Oggi, a Passate Presente, parliamo della Dea Cibele e delle feste della primavera. Ma chi è la Dea Cibele? È un culto importato dall'Asia Minore nel 204 a.C. Siamo nella guerra punica contro Annibale e Roma ha bisogno di una dea orientale per darsi forza e sopravviverà per secoli questo culto, divenendo sempre più importante fino pubblicamente al 389, l'editto di Teodosio con cui fu ordinato l'abbattimento dei templi pagani. Ma non finirà lì perché le feste della primavera si ripresenteranno per tutto il Medioevo e saranno feste con ampia diffusione eh, di sangue, per poi tornare ai tempi della rivoluzione francese con l'albero della libertà e poi col primo maggio e poi con il comunismo, con il fascismo e anche, cosa non irrilevante, con il nazismo. delle feste di primavera, parliamo col professor Alessandro Barbero e con i nostri tre giovani storici Pietro Sorace, Emanuele Lucchetti e Valentina Falanga. Professore, ma perché noi da storici ci occupiamo delle feste di primavera? Ma infatti me lo chiedo anch'io, perché sarebbe un argomento da antropologi, ma visto che ci siamo cacciati in questo impiccio, cerchiamo di spiegarne la ragione. Gli esseri umani probabilmente, siccome sono animali, in primavera sentono che succede qualche cosa. Eh, tutti gli animali in primavera sono diversi, e anche gli esseri umani. All'antropologo basta questo, tutto sommato. No? In primavera, a qualunque epoca tu appartenga, fai delle cose speciali e devi celebrare, devi festeggiare. Però poi ogni epoca, ogni cultura ci mette dentro i suoi contenuti: contenuti pagani, contenuti cristiani, musulmani, politici. Ecco, quello è l'aspetto che interessa allo storico. Vediamo adesso. A Maggio, in un filmato, quando si fa, si corre la Corsa dei Ceri di Gubbio. Siamo a Gubbio. Il 15 maggio, vigilia di Sant'Ubaldo, si celebra la famosa Corsa dei Ceri. Tre pesanti macchine di legno portano all'estremità di una lunga antenna le statue: Sant'Ubaldo nel Cero dei Muratori. San Giorgio nel cero dei commercianti e Sant'Antonio Abate in quello dei contadini. Io sono il presidente dei muratori. E I muratori sono sempre stati attaccati a questa tradizione festa. Ci e... dicono che siamo matti quando, per esempio, mettiamo l'acqua sulle zeppe di ferro, ma anticamente le zeppe erano di legno. Quanto pesa un cero? Sui 4 quintali e mezzo. E quante persone la portano? Sono 16 persone. Tutto a Gubbio e c'è Aiola. Dopo sono di Santubaldo, di San Giorgio, di Sant'Antonio. Portarla al trionfo, o trascinarlo, cercare di staccare il cielo di San Giorgio, o mh, sostenerlo e eh, non crollare mai, eh, anche nei momenti di sofferenza bisogna stringere i denti, perché è guai se il cielo cade. Professore, insisto, cosa c'entra tutto questo con la primavera? Ma Dunque, eh, a questo punto ci tengo a chiarire una cosa, non è un partito preso, naturalmente. A volte capita che qualche storico si innamori di un'idea e la voglia dimostrare a tutti i costi contro l'evidenza. Noi qui non stiamo facendo quello. Noi qui partiamo dal fatto che mettendo in fila tante e tante cose si è stupiti di ritrovare degli elementi comuni e uno deve spiegarli. Allora, nel caso dei ceri di Gubbio confesso che ci vuole un supplemento di indagini. <ride> Però tante volte c'è una cosa da niente che è rivelatrice. Eh, pensavo alla festa calabrese che raccontava prima Emanuela Lucchetti, no? Questi sono incoronati di asparagi. Pensateci un attimo: gli asparagi non sono come le uova di gallina, quelli non li trovi. In primavera ci sono gli asparagi e loro se li mettono in testa. Più chiaro di così. Il fascismo ha saputo interpretare bene il mito della primavera e ricollegarsi alle cose di cui. Abbiamo parlato in questa puntata. Poi parleremo anche del nazismo, ma è la rivoluzione francese ad aver inaugurato l'uso politico delle feste? Sì, la rivoluzione francese è un momento fondamentale, ne parliamo subito. In realtà ci sono cose anche precedenti. Pensiamo a Lorenzo il Magnifico e a questi giochi che organizzava a Firenze dove confluiscono la tradizione cavalleresca perché la Firenze degli umanisti è anche un luogo di ideali nobiliari cavallereschi, di romanzi, Re Artù e le grandi feste cavalleresche si facevano sempre a Pentecoste e a Pasqua e quindi di nuovo c'è la primavera di mezzo e Lorenzo il Magnifico cantava Benvenga Maggio eh, e c'era anche l'idea della virilità, della giovinezza, tutte cose collegate e il regime dei Medici si reggeva anche su quelle cose lì. Quindi c'è già prima la rivoluzione francese ci mette molto del suo, la rivoluzione francese prende appunto una cosa collegata alle vecchie feste di maggio che era appunto il piantar maggio, anche lì lasciamo stare questi tronchi piantati, le simbologie fin troppo trasparenti che possono avere, si andava sotto la casa dell'amata a piantare questo tronco fiorito, eh, un auspicio evidentemente insomma. Dopodiché la rivoluzione francese che politicizza tutto, che politicizza il calendario, eh, evidentemente politicizza anche le feste. Allora e non pianta si pianta l'albero della libertà. Eh l'albero della libertà, non più l'albero del maggio sotto le finestre della Bella, ma l'albero della libertà nella piazza davanti al castello del Signore, alla faccia del Signore. Dopodiché intorno però si festeggia come sempre si festeggiava in primavera. ecco. Vogliamo chiudere questa prima puntata dell'attesa salutandoci con una curiosità dal web. Quest'oggi partiamo con una foto, una foto davvero gustosa che eh, ci è stata segnalata eh, da Ludovica Cacciamani e che eh, ci dà anche un po' la cifra di come Gubbio riesca anche un po' a sdrammatizzare in questo momento così difficile eh, nel quale tutte le comunità sono chiamate a rispettare delle regole e al tempo stesso a preservarsi eh, in attesa di tornare a quella fatidica eh, normalità che non sappiamo neanche se sarà esattamente come quella che avevamo lasciato qualche settimana fa, però si può anche sorridere per qualche istante su una curiosità che ci arriva appunto dal web, è quella di un negozio di alimentari di Gubbio che eh, ossequiosamente osserva le regole di distanza per i suoi clienti all'interno della propria eh, struttura e con segnalazioni orizzontali nella pavimentazione però con un'interpretazione ceraiola una linea gialla una azzurra e poi una nera insomma la festa dei ceri comunque vada qualunque sia l'anno anche in questo strano 2020 non esce mai da come dire dalla nostra narrazione anche quando si tratta semplicemente di definire qualche metro di distanza ci salutiamo con questo sorriso perché comunque eh, vogliamo essere presenti ogni settimana cercando anche di sdrammatizzare questo periodo che ci porterà a maggio, ma insomma dovremo viverlo questo maggio, cercheremo di farlo nel migliore dei modi, anche attraverso questa nostra trasmissione. Buona serata e l'appuntamento dalla prossima settimana, ve lo ricordo, è il mercoledì, ogni mercoledì con l'attesa.